Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre pronti per proseguire in compagnia del vostro Diablotex su Final Fantasy VII Rebirth in collaborazione con Playon Italia. Come sempre ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Final Fantasy VII Rebirth. Ringrazio tutto il team e lo staff come sempre di Square Enix, gli iscritti ma anche non iscritti che mi seguono. Detto questo ragazzi, allora qui bisogna salire ancora un po' di livello, altrimenti non possiamo proseguire verso la storia principale perché potrebbero esserci dei problemi. Quindi eravamo arrivati qui, io direi di proseguire in vostra compagnia e vediamo un po' cosa succederà adesso al riguardo. Vediamo un po' cosa bisognerà fare, perché da qui eravamo fermi e da qui ovviamente si riprende senza ombra di dubbio e senza problemi, no? Quindi diamo un'occhiatina. Io adesso il vestigio, ok, cerca attentamente, potresti trovare degli indizi. Ma che indizi posso trovare qui ragazzi? Io sinceramente, esplora i dintorni. Allora scenderemo un attimino dal Chocobo e gireremo un po' a piedi, perché se bisogna trovare degli indizi, magari con il Chocobo andiamo un po' troppo spediti, veloci, così non va bene. Allora qui abbiamo innanzitutto dei materiali, ma non credo che faranno la differenza. Allora andiamo qui. Bisogna combattere. Sento dei versi. No. Ah ok, no. Ah no, è Barrett. Andiamo qui e poi magari entreremo dentro, ragazzi. Aha! Ho sentito bene il casino, allora. Il casino si sentiva bene. Ancora questi. Certo. Vediamo un po'. Ok. Vabbè, questi sono pazzi, eh. Vabbè ragazzi, la follia. È fuggito senza neanche combattere. Vabbè, la follia ragazzi. Sono folli, eh. Eh beh, sono veramente folli, quindi
sono super folli, ma va bene così. Comunque va tranquillamente bene in questo modo. Sono folli, non possiamo fare nulla. Ok, andiamo, andiamo. Diciamo che mi volete infastidire, ma tanto non succederà perché la battaglia è quasi ben che conclusa, eh. E beh, tanti saluti e vediamo un po' come proseguire. Cloud, sto rilevando uno spostamento del vestigio. Puoi dirmi che succede? Capisco, questo spiega tutto. Ora pare che il vestigio sia giunto a destinazione. Puoi continuare a cercare, grazie. Anche qui, ragazzi, abbiamo fatto. Il livello squadra sale al livello 2. Cosa molto importante. Cosa molto importante. Allora, vediamo un po' qui. Quindi, ragazzi, tutto sotto controllo. Faremo sia un po' di secondarie, ma forse anche tutte. Staremo a vedere. E poi andremo avanti anche con le missioni, ovviamente, di storia. Ma quello neanche a dirlo. Vediamo un po' qui. Ah, la porta è chiusa. Quindi non possiamo fare più nulla. Molto molto bene. Abbiamo fatto quello che bisognava fare. Ah, ok, Claude qui. Allora, fermi tutti, eh. Qui abbiamo ripulito molto molto bene la zona, diciamo, eh. Allora, fermi tutti un attimino. Io torno un attimino qui, ragazzi, nell'accampamento, dove è il ranch, insomma, in modo che andiamo a recuperare nella famigerata panchina, perché abbiamo una panchina per sederci, no? Ricordo bene? Ricordo bene questa piccola cosa, oppure no? Dovrebbe stare da queste parti? Dovrei ricordar bene, ragazzi, poi... non ricordo? Eh sì, è lì, ragazzi, è lì... Eccola qui, anche perché abbiamo anche dei punti da inserire, quindi stiamo buoni, tranquilli, sereni. Insomma, bisogna fare un po' tutto. Vediamo un po' a crediti come siamo messi. Bah, 3712. Comunque qui abbiamo dei punti da inserire, quindi comodi. Addirittura abbiamo sbloccato anche il livello squadra 2, giustamente. Quindi cosa possiamo inserire qui? Vediamo un po'. Ma quanti punti abbiamo? Ok. Tanto prima o poi bisogna mettere tutto, ragazzi. Quindi pian pianino. Ma da fare ci sarà veramente molto. Ma veramente molto da fare qui, ragazzi. Veramente tanto da fare ci sarà. Ma tanto non mettetevi fretta, ragazzi. Perché comunque va più che bene in questo modo. Va più che bene in questo modo. Andiamo qui. Tanto bisogna sbloccare tutto, quindi... Ok. Vediamo un po' nel distributore se abbiamo qualcosa da acquistare, ma... non credo che sia anche abbastanza... necessario. Insomma. Ok. Magari uno di questo lo acquisteremo perché... per inserirlo... non so se Red 13... diciamo a questo bracciale, ma non credo, eh. Non credo. Ah. Per Red non va bene questo, vediamo un po'. Ok. Bene. Allora, ora non me ne volete, ragazzi. Vediamo se abbiamo qualche materia qui da inserire. No, perché è anche bello fare queste cose, insomma. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Non abbiamo più materie libere, quindi io direi che possiamo proseguire verso... vediamo dov'è qualche missione che possiamo andare. Allora, qui che livello richiede? 18, quindi possiamo andare. Teletrasporto fin qui e poi andiamo verso la destinazione che ci viene, ovviamente. Ah, ma qui abbiamo... cosa appare qui, ragazzi? Vediamo un po'.
una missione secondaria? Vediamo di cosa si tratta, insomma. Dipende. Ho capito. ハンターも雇ってるが今のところ成果なしだ。俺はグラスランドの自然が大好きでね、守りたいと思えば阪神らの旗を掲げることになる。そんな俺たちみたいのをつなぐやつがいるのさ。ブロードやアバランチとはその縁で知り合ったんだ。立場は違うけど情報交換は欠かさないよ。 Non chiamarlo cane, ecco. Vabbè. Per me possiamo andare a trovare... Sì, dove ha detto lui. Però qui mi sembra di aver visto dei nemici da affrontare. No, perché ripeto, sono punti esperienza, ragazzi, eh. E infatti andiamo qui, poi torneremo dietro, via. Tutto fa comodo qui. Bisogna affrontare tutti, ragazzi. Fa tutto comodo dal mio punto di vista. Poi magari a voi annoieranno le missioni secondarie, però sapete benissimo che io amo farvi vedere il gioco nella maniera, non dico magari completo al 100%, però voglio approfondire sempre anche qualche missione secondaria. Vediamo un po' qui cosa succede. Vediamo un po'. Bene. Esplora con il Chocobo. Quando sul Chocobo compare un punto, diciamo, interrogativo rosso, a differenza di quello blu che è comparso nel gameplay precedente, significa che il Chocobo ha fiutato qualcosa. Vabbè, annusa, bisogna tenere premuto il tasto direzionale verso l'alto, poi trova la scia dell'odore con R. Una volta trovata la scia dell'odore, segui la traccia fino alla zona indicata e comincia a cercare con benissimo. Quindi il mio Chocobo è qui, vediamo. Se magari vi spostate io posso far annusare. Ok. Però dovete spostarvi, ragazzi. Dovete spostarvi perché dovrebbe essere da questa parte. Abbiamo anche dei nemici da affrontare qui. Vabbè, lo faremo in un secondo momento. Adesso siamo impegnati nel fare altro. Come si può ben vedere, siamo impegnati, quindi ci porterà dal mostriciattolo, giustamente, però non so di che entità potrebbe essere, di che potenza. Però dai, cercheremo di affrontarlo comunque nel migliore dei modi, eh. Comunque nel migliore dei modi, ragazzi, certo. Io ci proverò, poi se voi magari mi darete un po' di fiducia, proveremo, insomma. Vediamo un po', fermi. Facciamo annusare qui, perché deve continuare la strada, insomma, ecco. Andiamo. Abbiamo altri nemici qui, ragazzi. Dov'è? Vediamo un po'. Tanto bisogna fare tutto qui, ragazzi, ci mancherebbe.
Ma dite che siamo quasi arrivati? Non saprei, eh. Non saprei. Penso di sì, perché siamo in questo posto, diciamo, aperto, quindi. Eccolo lì. Ai ai ai, ma potremo... Ce la faremo, ragazzi? Io ho qualche dubbio, eh. Perché potrebbe sembrare innocente, però... Però... Comunque richiedeva livello di un livello 18 qui la missione, se non sbaglio, no? Quindi... Diciamo che forse abbiamo le caratteristiche per affrontarla. Voglio ben sperare. Voglio ben sperare che sia così, ragazzi, eh. Voglio solo ben sperare, poi vediamo. Vabbè, ma Cloud è ridotto male, Cloud qui, eh. È ridotto male. Allora, abilità, no, magie. Vai. Allora, ragazzi, io qui ci metterò impegno. Su questo non abbiamo... Non abbiamo dubbi. Allora, riempiendo a sufficienza la barra sinergica utilizzando abilità che l'alimentano consumando la barra ATB, ok? I personaggi coinvolti attivano le loro abilità sinergiche. Oltre a infliggere danni notevolmente ingenti a costo ATB 0, le abilità sinergiche possono avere effetti specifici quali aumentare il livello dell'abilità limite, annullare il costo PM delle magie o prolungare lo stremo dei nemici. Sfrutta queste abilità ricordando che usare la stessa abilità sinergica ne incrementa il costo di termini di barra sinergica. Benissimo. Abbiamo finito, ragazzi? Abbiamo finito, ma sembrerebbe che non possiamo fare... Al momento non possiamo fare nulla di tutto ciò, però proviamo a colpire. Ok. Proviamo. E lo so, ragazzi, qui dobbiamo gestire bene la situazione. Ecco qui le mie ultime parole famose, giusto? Le mie ultime parole famose, giustamente. Vai. Allora, Aerith è specializzata negli attacchi magici con quadrato contro più nemici. Tenendo premuto il tasto quadrato per colpire con tempesta, può caricare l'attacco fino a scatenare sbarramento magico che fa comparire uno spirito protettore che colpisce ulteriormente il bersaglio. Con l'abilità individuale, con il tasto triangolo, telecerchio magico, può spostarsi istantaneamente da un cerchio all'altro. Bene. Molto molto bene. Vai, Claude, diciamo che si è ripreso abbastanza, no? Sembrerebbe così, no? Proviamo. Un bel casino, ragazzi, veramente un bel casino. Non è semplice questa battaglia, eh. Non è semplice, ragazzi. Dai, però, su. Ecco, mi sono perso anche. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Ricominceremo prima della battaglia, vediamo un po'. Vediamo un attimino. Magari poi, se non riusciremo, andremo avanti facendo faremo qualcos'altro e poi torneremo. Non so, ragazzi. Magari me ne torno un po' qui dietro, faremo un po' di... Sconfiggeremo qualche nemico, vediamo un attimino. Ah, abbiamo trovato un ciocobo che ha bisogno di aiuto, forse, vediamo. Vediamo, tanto oramai lì è il punto sulla mappa di dove la missione è tutto contrassegnato, quindi... Dov'è il cucciolo di ciocobo qui, ragazzi? L'ho perso. Ah no, è lì, ok. Diamogli una mano, ragazzi. Diamogli. Ma qui possiamo recuperare. Ma dai, possiamo recuperare tutto qui. Vediamo se magari possiamo salire un po' di livello, eh. Vediamo un po' qui. Se abbiamo ripreso tutta l'energia. Che... Ah, cittadino modello. Grazie. Ma grazie. Allora, scendi giù, Cloud. Altrimenti non possiamo vedere il menu.
Allora sì, sediamoci alla panchina perché bisogna riprendere un po' di... Le fermate di Chocobo, che ai tempi della Repubblica venivano utilizzate per Choco dirigenze, si trovano in tutte le regioni. Una volta resa visibile l'insegna, vengono memorizzate sulla mappa e sono di nuovo pronte per gli spostamenti rapidi. Per servirti delle fermate di una determinata zona è indispensabile poter chiamare un Chocobo locale. Vicino all'insegna delle fermate c'è una vecchia panchina su cui si può riposare utilizzando un cuscino. In questo modo i punti vita e i punti magia vengono ripristinati e la panchina diventa un punto di recupero da utilizzare nuovamente. Vediamo un po'. Usiamo il cuscino. Meno male, ragazzi, che abbiamo il cuscino. Senza il cuscino non se ne veniva a capo qui. Quindi, allora, vediamo un po' se abbiamo ancora qualche mostriciattolo da sconfiggere qui, per il semplice motivo che cercherò di salire di livello per riaffrontare quella belva. Belva per modo di dire, perché comunque non è molto... Non è enorme come boss, però diciamo che dà un po' di problemi, ecco. Vogliamo dire un po' così, ragazzi, dà un po' di problemi. Magari se saliremo al livello 19 ci sarà un po' più possibilità di buttarlo giù, insomma. Ok, abbiamo altri nemici qui intorno? Ricordo che avevamo qualche altro nemico qui da affrontare, a meno che non sono fuggiti, non credo. Non credo che che possano fuggire, perché tanto... Eccoli qui. Non è che temono la battaglia contro di noi, ragazzi, assolutamente. Farebbero bene a temerla, però... Vabbè. Via. Ma non credo che saliremo di livello con questa battaglia, quindi non cambierà molto, ecco. Non cambierà molto, ragazzi, dal mio punto di vista. Poi vedremo, eh. Poi vedremo. Fantastico, fantastico. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma che bello, ce l'abbiamo fatta. Però non siamo saliti di livello, giusto? Eh no, credo di no, vediamo. Non è che manca poi così molto per salire di livello. Vediamo se abbiamo un altro scontro da questa parte, via. Può succedere anche di fare queste cose, ragazzi, e di andare un po' a livellare insieme per poi riprovare la missione dove non sono riuscito a portarla a termine. Può succedere anche questo, eh. Eccoli lì, altri due nemici. Ah, qui ne abbiamo anche altri. Quindi faremo questi due scontri con la speranza di riuscire ad arrivare al livello 19, ragazzi. Vediamo. È sempre una speranza. Io non è che dico che adesso andrà tutto per bene, però insomma. Insomma. Comunque si vede che siamo un po' più possenti, eh. Riusciamo a colpire un po' più... Eh beh, riusciamo a colpire abbastanza, in maniera decisa, no? Vai. Devi star calmo, eh. Devi star calmo. Allora, vediamo un attimino. Vai. Abbiamo altri due nemici qui, eh. E io ne approfitto, ragazzi. Poi torneremo alla missione. Ma qui adesso? Dobbiamo arrivare sul ponte? Vabbè, arriviamo sul ponte, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? È l'unico modo per andare ad affrontarli, quindi... Me ne farò comunque una ragione, no? È anche uno stile di vita andare sul ponte, ragazzi. Ma voi che ne sapete? È anche uno stile di vita. Fantastico, fantastico. Ok. Mamma mia, ragazzi, però qui. Che battaglie.
Che battaglie. Nessuno che sale di livello per il momento, eh. Manca. Allora, manca un piccolo sforzo, ragazzi, eh. Un piccolo sforzo e saremo giustamente a livello 19. Vediamo un attimino. È qui che bisogna andare, vediamo un po'. Ragazzi, qui richiede il livello 18, quindi non capisco perché non riusciamo nell'impresa. È consigliato quel livello, ma io vado sempre, vorrei andare sempre con un livello in più, ragazzi, perché come sarà verso la storia principale, che magari per proseguire vorrei andare con un livello 20 almeno. Dai, che qui incontreremo qualcuno da sconfiggere, dai. Sono convinto di ciò che dico, eh. Sono convinto, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, qui ci siamo stati, quindi possiamo ripetere la sfida ogni volta che vogliamo. Ma attualmente non ne sento il bisogno, quindi va bene così. Ecco, ragazzi, vai. La battaglia che aspettavo. La battaglia che ci porterà al livello 19. Ed ecco la battaglia che ci porterà giustamente a salire di livello. È lei la battaglia giusta, ragazzi, è lei. Poi magari non servirà a nulla, però proviamo. Wow! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Anche il livello dell'arma è salito, perché è importante anche il livello dell'arma, ragazzi, eh. È importante il livello dell'arma. Fa veramente la differenza. Allora, riprendiamo il nostro Chocobo e andiamo. Magari non così piano, però magari torneremo un attimino sulla panchina della fermata che abbiamo, sperando che il cuscino sia ancora utilizzabile. Sperando che il cuscino sia ancora utilizzabile. Non credo che si può usare solo una volta, no? Vabbè, comunque dobbiamo ripristinare un po' la vita qui. Dobbiamo ripristinarla, punto. Non possiamo fare altro, via. E adesso riproveremo la battaglia, sperando che vada per il meglio, ragazzi. Io lascio sempre il beneficio del dubbio qui, perché giustamente non è detto che riusciremo ad affrontare questo nemico, che poi comunque non è neanche così tanto aggressivo, se devo essere sincero, eh. Non è neanche così tanto aggressivo, però insomma, sa il fatto suo. Sa il fatto suo per quanto mi riguarda, eh. Però adesso abbiamo le armi che sono salite di livello, quindi diciamo che magie. Proviamo. Magari abbiamo anche un po' più resistenza, ragazzi, no? Magari. Non è detto che... Mamma mia! Ah, dell'assurdo. No, ma infatti non voglio ritirarmi. Voglio affrontare la battaglia, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Non ho nessuna intenzione di ritirarmi. Allora, vediamo un po'. Proviamo, eh. Mamma mia, ragazzi. Se non riesco adesso, ve lo dico, andremo avanti e qui ci torneremo più avanti, eh. Tanto rimane contrassegnato sulla mappa, quindi Voglio dire, ragazzi, non è un problema. Non è un problema. È un bel casino. Sembrava semplice, ma non è così semplice. (Ride)
Ok, allora, vabbè, qui l'abbiamo letto prima. Oggetti, vai. Torna in vita, Claude. Torna in vita, ti prego. Ovviamente grazie ad Aerith, altrimenti... No, ma non ce la faremo neanche questa volta, ragazzi. Non ce la faremo. No, non ce la possiamo fare. Allora, riproveremo questa missione un po' più avanti. Riproveremo questa missione un po' più avanti, ragazzi. Veramente vado al livello 30 e poi andiamo ad affrontarlo. Non è il caso di insistere, poi magari avrei tranquillamente potuto far la battaglia, però dai, torneremo in un secondo momento, ragazzi. Non ho ancora, come si dice, non ho ancora lo stile per affrontare quella battaglia. Comunque adesso andiamo, non ci fermeremo assolutamente, andiamo a vedere in questa zona qui cosa abbiamo da fare. Ok, è qui giusto? Diamo un'occhiata. O di qui? Bene, di qui, ragazzi. Purtroppo non me ne volete, ma ho avuto difficoltà per fare quella missione. Ho avuto difficoltà, ragazzi. Non ve lo nascondo, ma ci tornerò più avanti, eh. Torneremo lì più avanti. Non lasceremo niente in sospeso, quindi state tranquillissimi sulla questione. Veramente tranquilli. Bene, vai. È qui, no? Qui che stavamo andando, sembrerebbe poi. Allora, diamo un'occhiata, ma qui abbiamo una fermata di un chocobo, vediamo. Sembra. Ah, sì, ok. Vai. Vai, ragazzi, andiamo. Andiamo. Sono un cittadino modello, eh. Sono un cittadino modello, dai. Allora, eccoci qui, ragazzi, siamo arrivati. Tanto qui credo che richiede un livello... Sì, livello 18, qui possiamo farcela, dai. Qui possiamo farcela. Non mi spaventano questi nemici, no? Assolutamente. Assolutamente non resto intimorito da questa da questi nemici, da questa gentaglia, ok? Fantastico, fantastico. Ok, qui ci siamo. Qui ci siamo, ragazzi. Allora, missione compiuta. Andiamo un attimino verso... Qui bisogna attivare. Non so se però... ok, l'interruttore è qui sopra, ok. Però io vado un attimino... Allora, attiviamola. Tanto visto che poi... Attiviamola un attimino, eh. Perfetto, anche qui abbiamo fatto abbastanza. Sì, anche qui, ragazzi, attivazione, missione compiuta. E ne abbiamo da fare, insomma, da fare ne abbiamo abbastanza. Ne abbiamo abbastanza qui, ragazzi. Sei abbastanza brutto, sai? Però va bene. Volevo solo ricordartelo, poi sono consapevole che di tuo sai che comunque non sei bellissimo. Ma l'importante... Allora, vediamo un po'. Allora, chiameremo il Chocobo qui. Prima di chiudere la missione andiamo a fare magari qualcosina ancora. Cioè, prima di chiudere il gameplay, ragazzi, vi chiedo scusa. Aha, e allora qui volete farmi divertire. E allora qui volete farmi divertire, va bene.
Ma sono contento di tutto ciò io. Sono contento di questo. Ma certo. Ma certo. Ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Che colpo, ragazzi. Ma che colpo. Allora, la strada, sì, bisogna andare qui giù, eh. Vediamo un po'. Dite che sia qui, vediamo un attimino. No. Assolutamente no, fermi. Forse è qui, eh. Vediamo. Vi chiedo umilmente scusa, ragazzi, ma io ogni tanto devo rinquadrare la mappa per il semplice motivo per capire dove andare e cosa. La destinazione, ecco, non vi chiedo altro. Non vi chiedo altro. Che bello fare un po' di missioni secondarie anche, dai. Anche perché, ripeto, non mi sento ancora pronto ad affrontare la destinazione, la missione principale, ragazzi. Non mi sento pronto, cosa vi devo dire? Ok, di qui? Di qui, ragazzi? Di qui, ottimo. Adesso possiamo seguire la mappa, speriamo bene. Speriamo bene, cosa abbiamo qui? Abbiamo trovato qualcosa, vai, scendiamo. Scendiamo. Scendiamo un attimino. Mi abbiamo da raccogliere qui, eh? Eh beh. Ah, qui è divertente, ragazzi. Qui mi diverto, qui. Non è neanche difficile, quindi. Abbiamo fatto anche qui, che bello. Che bello. 5 punti esperienza per la squadra. Non sono male, non sono male, attenzione. Non sono male. Claude ha esaminato la sorgente vitale. So dove è sepolto un chip di trasmutazione dei tempi. Ok, potrebbe contenere informazioni importanti e difficili da ottenere al giorno. Ok, cercalo per favore, conte su di te. Cercalo. Nuovo punto di scavo. Ah, ok. Abbiamo un nuovo punto di scavo, ragazzi. Vediamo un po' se è distante. Allora, faremo questa missione qui perché siamo un po' più vicini. E poi credo che chiuderemo questo gameplay, no? Non me ne volete, ragazzi, ma faremo anche molte cose, molte missioni secondarie. Non me ne volete veramente. Vai, e qui siamo vicini vicini. Ok. Impedisci al nemico di usare pisolino. Bah, questo la vedo un po'. Sono missioni da rifare, perché ragazzi, secondo me bisogna essere potenziati ad un certo livello per non dargli tempo di usare determinate mosse o magie e così via, insomma. Ok. Da come la vedo io, poi posso anche sbagliare, ma comunque. Che bello. Ma che resistenza che abbiamo, ragazzi. Ma che resistenza. Vabbè, non sono riuscito a stremare un nemico, ma non fa nulla. Qualcosina abbiamo fatto. Qualcosina abbiamo fatto, ragazzi. Non vi preoccupate, perché qualcosina abbiamo fatto. Allora, fermi. Vediamo un po' qui. È un po' distante però, ragazzi. È un po' distante. E non so neanche se. Vediamo un po', eh. Non so neanche se la strada sarà. Non so neanche se la strada sarà semplice da trovare, perché comunque. Vediamo.
Allora, diamo un'occhiata qui, eh. Vediamo un po'. Comunque abbiamo fatto abbastanza in questo episodio, eh. Direi che abbiamo fatto veramente abbastanza, ragazzi, quindi... Ci sono un po' di nemici strani qui, eh. Abbiamo trovato una missione così. Senza essere inquadrata sulla mappa. Tutto a sorpresa. Tutto a sorpresa. Va bene. Tutto a sorpresa, ragazzi, qui, eh. Vediamo un po'. Qui non sarà semplice comunque, no? Non sarà semplice assolutamente. Ok. Ottimo così, ragazzi, veramente ottimo. Ottimo fino ad un certo punto, poi vediamo, eh. Ok, ma chi bisogna colpire? Ah, ok, lì. Bisognava aspettare che arrivava fuori, bene. Fantastico, ragazzi, fantastico. Ah, non posso evocarlo? Vai, Chocomoguri, vediamo un po'. Vediamo. Speriamo ci dia una mano, eh. Una grande mano qui, ragazzi. Veramente una grande mano. Gli Esper attaccano autonomamente finché la barra Esper non si svuota, ma sfruttando la barra TB dei membri della squadra puoi scegliere tu le abilità con cui farli combattere. Quando la barra si svuota, gli Esper lasciano la squadra sferrando un ultimo attacco spettacolare. Va bene. Va bene. Dal mio punto di vista, ragazzi, va molto molto bene. Non è finita la battaglia, assolutamente no. Assolutamente no, ragazzi. Non è finita, purtroppo. Abbiamo fatto abbastanza, dai. Abbiamo fatto un'altra missione secondaria, vediamo un po'. Vabbè, a parte non ho mandato intenzione, ma non fa nulla. Non fa nulla, fermi tutti, ragazzi. Allora, abbiamo fatto abbastanza in questo gameplay. Poi magari qui andremo un po' più avanti, magari seguendo qualche stradina qui ci riporta un po' di là. Allora, fermi tutti un attimino. Vediamo dov'è. Chiuderemo il nostro gameplay qui nel ranch, per il semplice motivo che recupererò tutta l'energia e poi magari ripartiremo da qui per il prossimo gameplay, perché credo che ci porterà anche qui. In questo caso continueremo con qualcosa di secondario, ragazzi, ma non per chissà che cosa, ma diciamo è meglio prepararsi al meglio per quanto riguarda ad affrontare le missioni principali. Sempre meglio, dal mio punto di vista, restare con qualche punto, come si può dire, ragazzi, meglio avere qualche livello in più che qualche livello in meno di potenziamento per proseguire verso la storia principale. Poi non so come la pensate voi, ma ascoltatemi, perché sono molto esperto su questo genere, quindi ascoltate insomma i miei consigli, ma credo che anche voi siete molto ben preparati sulla questione. Ma non possiamo prendere... Ah no, vabbè, non ha punti. Anche voi siete comunque ben preparati. Qui cosa fa? Incrementa i danni inflitti con sovraccarico. Bene, va bene. Qui possiamo inserire o questo oppure via.
Pian pianino qui, ragazzi. Comunque, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Final Fantasy VII Rebirth in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso di portare questo titolo meraviglioso sul mio canale YouTube. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Final Fantasy VII Rebirth, ovviamente in esclusiva PlayStation 5. Ringrazio tutto il team e lo staff di Square Enix, tutti gli iscritti ma anche non iscritti che mi seguono. Ragazzi, credo, come ho detto in precedenza, che anche nel prossimo gameplay andremo avanti con qualcosa di secondario. Quindi restate qui sul mio canale perché comunque ci divertiremo. Vi ricordo come sempre a tutti che se vi farà piacere di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube, ma anche un commento è molto molto fondamentale. Grazie di cuore a tutti per il vostro fantastico supporto e appuntamento al prossimo episodio sempre in compagnia del vostro Diablotex. Ciao!